Siamo in Eccoci qua. onda, che hai fatto il travellino? Facciamo un po' di pubblicità. Posso dire la parola? L'ha detta anche oggi Renzi. Oh, la posso dire, Marise, Sì, secondo se te? l'ha detto Chi si è Renzi. attribuito Renzi? l'ultra No, che commenta? Renzi ha detto che i 500 euro per i giovani 18 anni non sono marchette, ma sono cose reali. Noi non stiamo facendo una marchetta, ma stiamo dicendo che è uscito il travellino, volata di Natale. Abbiamo fatto Arini e Tessera a mo' di Babbo Natale e soprattutto c'era una cosa carina di questa signora novantenne. Più o O più o meno, meno, che era hanno sugli in più hanno spalti, in non la meno riusciamo a sugli vedere spalti bene, del eccola, Senigallia. sugli spalti del Sinigaglia della serie Piccoli tifosi crescono, davvero una bella storia. Francesco, che partita sarà quella di domani per l'Avellino? Ma non so cosa aspettarmi perché l'Entella l'ho vista solo una volta e non mi ha fatto una grossa impressione in realtà. L'ho vista col Como, la prima partita di festa sulla panchina del Como. E il Como giocò molto meglio dell'Entella, però l'Entella ha una caratteristica, non esce mai dalla partita, almeno da quello che ho visto, perché è riuscita a pareggiare 5 minuti dopo aver preso gol in entrambe le occasioni, finì 2-2. E quindi questo significa grossa solidità mentale. E quando trovi squadre che hanno grossa solidità mentale, ovviamente la partita è una trappola, perché ogni minimo momento di rilassamento può essere Fatale. colpito, esatto, può essere colpito. Quindi anche se andiamo in vantaggio, bisogna rimanere sul pezzo perché l'Entella è una squadra solida. Ecco, a me, diciamo, non ha espresso un gran calcio la partita che ho visto io, però ha dato comunque l'impressione di essere solida e di rimanere sempre alla partita e ha rischiato anche di vincerla, nonostante non meritasse, ha rischiato di vincerla. Alessandro, quindi l'Avellino dovrà aspettare senza ansia, attaccare al momento giusto, che è un po' anche quello che ha detto Tesser. Sì, perché comunque l'Entella è in crescita e l'attacco la partita scorsa ha fatto ben 4 gol, quindi non la vedo una partita semplice. E c'è Caputo che è anche un po' una bestia nera per l'Avellino, se ti ricordi Sì. ci segnò anche contro il Bari Sì. l'anno scorso. Non solo, E non solo. hanno, diciamo, Mariano hanno fatto tesoro degli errori dello scorso anno e anche della parentesi che gli ha offerto il mercato suppletivo. Assolutamente sì, tra l'altro l'anno scorso secondo me l'Entella è retrocessa al termine di una partita thrilling praticamente contro il Modena, al doppio spareggio, col Modena anche ridotto in 10. È una squadra sicuramente che rappresenta una delle grandi sorprese di questo campionato, che ne ha poche in effetti di sorprese, quasi tutti i pronostici se andiamo a vedere sono stati rispettati. Esistono semmai qualche delusione, tipo soprattutto il Vicenza che l'anno scorso ha raggiunto i playoff. Poi c'è questo Caputo che ovviamente è il leader di questa squadra, capocannoniere con 8 gol realizzati ed è un po' l'uomo simbolo di questa squadra e ha trovato anche la sua dimensione giusta in Liguria, cosa che gli era mancata magari a Bari l'anno scorso. Sì, c'è anche Andiamo. qualche calciatore in panchina, non so se lo fai entrare domani, come Sforzini. Sforzini è sempre un attaccante di tutto rispetto, Rispetto. però domani sera sarà una bellissima partita, due squadre in forma, quindi sarà una bella partita. L'Avellino deve fare la partita da Avellino, deve cercare di vincerla, se non può non deve perderla. A me preoccupa infatti il mancato turnover perché non ci saranno tanti volti nuovi rispetto a Como e forse l'Entella in questo caso ha qualche pedina in più da sostituire. Prendiamo prima una telefonata, Poi ci poi andiamo a vedere il vediamo il servizio di servizio di Fabiana Fabiana. Vinardo. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, ci eravamo preoccupati perché di solito sei il primo, Franco, stasera sei stato quinto o sesto, diciamo, eh? Sei come l'Avellino. Sei arrivato tardi, ma l'importante è stare lì, arrivare dove dobbiamo arrivare. Prego, caro. Dici tu. Va bene, vi saluto, anche perché ce n'era solo tardi, in quanto era l'ultima trasmissione prima di Natale, giustamente. Era doverosa da parte mia, portare saluti a tutti i tifosi del Sannio. E niente, cosa dire, diciamo che anche questa volta ci è andata bene, un paio di salvataggi vengono da grandi fratali e ovviamente vengono gol di Triaschi. E niente, domani sera è una partita piuttosto dura e tignosa, una squadra in tela abbastanza pericolosa, oserei dire, quindi bisogna veramente scendere in campo con la grinta e con la forza che ci contraddistingue. Mi auguro che ci sia una grandissima risposta da parte del pubblico perché questa squadra ovviamente va lodata, insomma, bisogna stare vicini a questi calciatori, il momento particolare e delicato. Può darsi che se domani sera portiamo a casa questi 3 punti, il discorso comincia a cambiare, quindi sono fiducioso anche per il giro di ritorno. Io vi saluto e vi auguro buon Natale dal Sannio. Buon Grazie, Grazie, grazie. augurissimi, augurissimi.
Allora, domani è anche l'ultima partita dell'anno in casa, casa, non dimentichiamo. Tutti allo stadio, andiamoci a vedere il servizio di Fabiana. Di là. Una partenza shock, 4 sconfitte nelle prime 5 giornate di campionato, poi la resurrezione di una serie incredibile di risultati utili di fila. Una scia iniziata dalla 6ª giornata e conclusa 12 turni dopo, il 12 dicembre scorso, con la sconfitta col Pescara, prontamente riscattata però all'ultimo turno giocato col poker di reti, servito al malcapitato Vicenza. 12 partite senza perdere per la sorpresa Entella, oltre 2 mesi andando sempre ai punti, 5 successi di cui 2 esterni, ancora 7 pareggi. Così la squadra di mister Aietti, squadra di qualità dal gioco veloce e capace di giocare sempre un calcio propositivo ma con grande quadratura centrocampo e difesa, così l'ha definita mister Tesser, ebbene così questa squadra è riuscita a meritare sul campo l'8ª posizione, quella che al momento le vale la zona playoff. Una provinciale tra le grandi, la Virtus. Numeri sorprendenti quelli dei prossimi avversari, che tra gli altri record in numeri contano anche una delle migliori difese del campionato, con le sole 17 reti subite in 19 gare giocate, in pratica con una media di neanche un gol a gara incassato. Eccolo allora il riepilogo dei numeri della Virtus Entella: 19 partite, 28 punti complessivi, 7 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte, 18 reti fatte, 17 le subite. Riassumiamo anche i numeri esterni dei Liguri: 2 vittorie, 3 pareggi, 4 sconfitte, 5-9 il conto di reti fatte e subite. Le vittorie lontane dal provinciale di Chiavari sono quelle con Ternana e Modena, i pari invece a Perugia, Bari e La Spezia. L'Entella si presenterà al Partenio col 4-3-1-2, a guidare l'attacco ancora Bomber Caputo, cannoniere della squadra con 8 sigilli personali già mandati al referto. Maria, sei d'accordo se diciamo che è una squadra di personalità, come diceva Francesco, ma anche equilibratissima praticamente? Eh sì, perché è una difesa solida ma è anche molto veloce in attacco, per cui questo sarà probabilmente l'ostacolo maggiore che dovrà superare l'Avellino, essere compatta dietro e non incappare in quegli errori che abbiamo visto di Ligi, di Nica, insomma essere molto concentrati lì dietro. Poi quello che diceva Francesco è vero, è verissimo, ed è la caratteristica che non ha l'Avellino. L'Avellino, se va sotto, a parte insomma le ultime partite abbiamo visto che c'è stato qualche recupero, però sembra una squadra che mentalmente un po' si inceppa. Invece l'Entella è capace di rialzarsi, caratterialmente secondo me è molto più solida dell'Avellino. Assolutamente sì, direi Mariano, anche perché è una squadra che è vero segna quasi la metà dell'Avellino, ma subisce praticamente la metà dell'Avellino. Sì, in effetti se andiamo a vedere il riepilogo dei gol fatti e gol subiti, in effetti la differenza reti è un più uno, quindi c'è grande, assolutamente grande equilibrio della squadra di Aietti. Poi per il resto non so che partita aspettarmi, sicuramente sarà molto molto complicata. Questo è fuori di discussione. Complicatissima per tutta una serie di motivi che ora andremo a analizzare con Tessera. Ti leggo qualche messaggio su Facebook, caro Gigi Molino, partendo da Francesco Cirino che ci posta una bella foto e ci dice: mi raccomando ragazzi, nel dubbio non è mai rigore per l'Avellino con tutti questi arbitri. Poi parleremo anche di questo perché Tessera oggi Maria ci è andato un po' giù duro. E poi Adolfo Follo che dice: buonasera, obiettivo 25 punti raggiunto con 2 gare di anticipo. Tanta roba se ripensiamo agli scenari di qualche mesetto fa, adesso toccherà alla società che dovrà fare in modo di consolidare questa categoria. Alessandro Solmita, buonasera a tutti, una discreta partita giocata dall'Avellino a Como, abbiamo rischiato in un paio di circostanze di pareggiarla, comunque l'importante era vincerle. Solmita ci dà anche 2 nomi, uno l'abbiamo già fatto la settimana scorsa, anzi tutte e 2, Mammarella e Garofalo. Carlo Mastro Berardino, poche chiacchiere, con le buone o con le cattive alla faccia dei tirapiedi Forza Lupi. Lucio Del Gaudio ti saluta, Gigi Molino, e Francesco Barbara Castiglione, caro Gigi Molino, ti fa una domanda, la vuoi sapere? Sei sveglio? Ci sei? Sì, sono okay, sveglio. Vai, dimmi. Vuoi metterti la cuffia? Domanda numero 1. È la mia domanda definitiva. Quanti secondi ci ho? Poverino, mamma mia, mi hanno detto che ti metto in croce. Ma io me lo posso permettere. L'ha detto Giovanni La Rosa, che non so se è ancora qui, è venuto solo per il suo amico Francesco Addesa. Cioè hai anche la gente che ti viene a trovare durante la trasmissione. Cioè che vuoi più? Amicizia è importante, non esageriamo. Per Gigi Molino, ora che il suo pronostico di far punti dai 20 ai 25 è stato raggiunto, secondo lei quanti ne serviranno ancora per una salvezza proprio tranquilla?
Altri 25. Altri 25. Arriviamo 50 punti, fai una salvezza tranquilla. Se fai di più puoi arrivare anche nelle posizioni un pochettino più avanti, perché non dimentichiamoci che la Serie B ha 22 squadre. Undicesimo posto vuol dire la metà, ottava vuol dire fare un po' meglio della metà. Quindi se l'Avellino viaggia su questi ritmi e fa qualche altro punto in più in ritorno, può anche darsi che prenda l'ultimo treno per i playoff. Vediamo un pochettino anche il mercato. Sì, prima il telespettatore Mariano ci faceva girare tutte e due, Mariano e Maria. Un'ottima osservazione, noi abbiamo un calendario particolare, non a caso all'inizio abbiamo pagato molto questo calendario. Sanità. E il cammino dell'Avellino nel girone di andata ci ha insegnato una cosa, che noi siamo grandi con le piccole e piccoli con le grandi. È l'esatto opposto di quello che succedeva l'anno scorso, dove l'Avellino vinceva, ha vinto a Livorno, ha preso punti pesanti contro squadre sicuramente attrezzate, però ne ha persi tantissimi contro le piccole. Quest'anno invece insomma Avellino è molto più equilibrato magari sotto questo aspetto, ne fallisce poche, soprattutto le partite che deve vincere quando ha l'acqua alla gola non le sbaglia quasi mai. È stato così con la Provercelli per esempio ed è stato così anche con l'Ascoli. Quindi Maria, sostanzialmente sì, abbiamo la classifica che ci meritiamo. Secondo me sì, abbiamo la classifica che ci meritiamo. Se perdi con le grandi e fai partita con le piccole, o significa che sei meno attrezzato di chi stai sfidando, o significa che non hai tantissima personalità forse per affrontare quelle squadre che sono più forti di te, quindi contrastarli non con la tecnica ma con il carattere. Francesco e Alessandro, l'Avellino ha i punti che si merita? Sì, dopo 19 partite i valori cominciano ad essere quelli reali. Quindi cominci ad avere ciò che hai meritato di avere. È così. È chiaro che l'ho detto pure prima, per fare il salto di qualità manca qualcosa a questa squadra. Per adesso, cioè, io avevo molto paura dopo Trapani. Infatti, con i miei amici dicevo sempre: adesso bisogna limitare i danni. Abbiamo fatto più che limitare i danni, e se facciamo altri 3 punti, diciamo che ci mettiamo anche in una condizione di poter. Nessuno ci scommetteva fino a questa esattamente. Diciamo la verità. Diciamo che l'Avellino ha vinto le partite che doveva vincere. La prima fu con l'Ascoli, che era il primo momento veramente critico. E le altre due. Con la Pro anche, insomma, esatto. Per salvare la panchina di Tesser. Esatto. E le altre due con Provercelli e Lanciano. Queste erano partite da vincere. E questo fa capire anche che c'è un gruppo solido, perché nelle difficoltà è venuto fuori. Quindi questo è importante, significa che tutti remano nella stessa direzione. Alessandro, qualche partita in più, secondo te per esempio l'Avellino con chi poteva vincere, non ha vinto, con chi insomma poteva fare una partita un po' diversa? O comunque ha i punti che merita in classifica, secondo te? I punti in classifica sì, se li merita, non solo perché ha una delle peggiori difese in campionato, ma anche uno dei migliori attacchi del campionato. E comunque poteva vincere contro il Cagliari, perché comunque al Cagliari il Cagliari ha vinto con grazie all'arbitro, perché il gol di Sau era in fuorigioco e Moculo fece qualche errore che insomma forse se... Quindi poteva vincere contro il Cagliari e se lo meritava. Alessandro, quanti anni hai? 12. Fra quanti anni pensi di iniziare a lavorare? Ti assumiamo, vieni a lavorare qua? Vuoi venire? Ci pensi, vabbè. Prendiamo una telefonata. Giovani giornalisti crescono. Pronto? Pronto, buonasera, sono Pasquale d'Avellino. Buonasera. Pasquale, benvenuto. Senta, io volevo comunque aggiungere qualcosa a quello che ha detto Alessandro. Sì. Che non solo potevamo vincere col Cagliari, il gol non dato contro il Novara, che era regolarissimo, e un calcio di rigore dato al Livorno, che non ha preso assolutamente con il braccio. Per cui secondo me all'Avellino, ai 25 punti, mancano come minimo, senza esagerare, altri 4 punti. Quindi diciamo che 25 più 4 fanno 29. Ed eravamo in zona playoff. Perfettamente diciamo. All'ottavo posto. Diciamo che poi con tutti gli acciacchi che ci abbiamo, con tutte le cose, secondo me Tesser è un ottimo allenatore che sta facendo grandissimi miracoli. Sta facendo grandissimi miracoli e ci dobbiamo dare grandissimo conforto, cioè che ci dobbiamo stare vicino sia all'allenatore che ai giocatori che ci hanno dato una dimostrazione che dal 2-0, che mancavano mezz'ora alla fine,
hanno ribaltato il risultato. E per me, io sono ritornato indietro alla partita del Barletta. Di Barletta, da quello ho capito che l'Avellino ha le qualità per poter andare avanti. Grazie, grazie. E poi la cosa importante è che la Salernitana sta a 5 punti di sotto di noi. Ok. Grazie per averci ricordato questa doppia coincidenza. Gigi Molino, ci andiamo a sentire che ha detto Tesser, così insomma poi facciamo il quadro un po' di formazioni possibili. Tesser. Avellino concentrato, molto concentrato, che stia bene mentalmente, che stia bene fisicamente, che abbia quella voglia di essere squadra compatta che cerca di ottenere il massimo del risultato, questo è evidente. Questa è la speranza, siamo coscienti che stiamo giocando con grande continuità, veniamo da un momento positivo che ci può consentire a livello mentale di essere tra virgolette più sereni, dico molto tra virgolette perché quella serenità viene intesa come proprio concetto di dire ci possiamo essere anche noi a far bene, però tutto il resto è da conquistarselo pallone su pallone come è stato fatto a Como lottando, palla su palla come è stato in queste partite, di una squadra determinata, di una squadra molto compatta nella concentrazione massima e nella voglia di far bene. Poi di fronte avremo un avversario particolarmente difficile, secondo me, una bellissima realtà. Nelle ultime 14 partite ne hanno persa solo una e sono la seconda o terza difesa del campionato. Con una squadra che gioca molto molto veloce, molto bene, molto grande qualità tecnica davanti, tutto in velocità. Dobbiamo stare molto molto bravi a fare una prestazione sopra le righe domani. E quindi dovremmo essere molto bravi a fare questo, sbagliare pochissimo in disimpegno, esempio, e non farci mai trovare sguarniti. Però non vuol dire non essere propositivi, non si tratta se teniamo 5 o 7 uomini bassi, si tratta di distanze, di aggredire tutti assieme, di essere compatti, di accorciare da dietro quando stiamo attaccando e viceversa che gli attaccanti siano i primi difensori. Questo è quando una squadra è compatta e corta, dopo è più difficile per tutti quanti, più difficile per noi e più difficile anche per loro. Penso di sì, devo valutare solo in mezzo al campo perché sappiamo che lì è il reparto dove stiamo un po' soffrendo a livello numerico di giocatori, soprattutto se gioca Bastien, trequartista, e quindi abbiamo solo D'Attilio, probabilmente rientrerà Zito anche se si è allenato solo ieri bene con la squadra, vediamo sulla rosa dei convocati. E quindi stiamo un po', c'è D'Attilio che c'è un leggero fastidio alla caviglia e quindi diciamo è in forse, vediamo, stiamo a vedere. Solo il problema numerico del centrocampo mi fa fare delle valutazioni e anche un pochino di stanchezza se qualcuno, oggi ho visto qualcuno particolarmente stanco in questa rifinitura, domani mattina vediamo sull'ultima. No, Gidai è stanco, sicuramente sì, però difficilmente lo tolgo. Questa è la posizione di Biraschi? No, Biraschi sta bene, sono 2 giorni che si allena regolarmente, non viene aggregato perché c'ho già Ligi e Rea che rientra pienamente in gruppo tra i convocati, sono a disposizione, che si allenano da più giorni rispetto a lui. Lui si allena con la squadra da 2 giorni. Molino, c'è un passaggio, squadra corta e compatta. Può essere il segreto per non avvertire troppo la fatica. Ma se sei corto e compatto sicuramente fai il risultato, così come un po' tutte le squadre, quando capita che sono corte, compatte, aggressive. I risultati si fanno sempre, però ripeto, l'Avellino ha la serenità proprio di chi viene da 3 vittorie di fila, deve affrontarla con la massima serenità, sapendo che può vincere in casa sospinta dal pubblico, se non ci riesce non deve perderla, questo deve fare l'Avellino. E ora ipotizziamo anche un po' come potrebbe essere la formazione 4-3-1-2. E su questo non ci sono su questo dubbi. Non dovrebbero esserci dubbi, anche perché, come abbiamo sentito da Fabiana Di Nardo, praticamente Rentella è speculare. Vediamo in grafica. Ha detto che non cambia la difesa, quindi Nitriaschi, Gidai, Chiosa e Nica davanti a Frattali. Qualche dubbio c'è soltanto a centrocampo. Si ipotizzava tra Insigne e Bastien,
per l'alternanza Mariano, insomma, dovrebbe toccare nuovamente a Insigne. Chissà, però in effetti Bastianti assicura maggiore copertura anche in fase di non possesso palla, cosa che Insigne non fa, perché è un giocatore assolutamente di classe, di qualità, ma non è quantità, non è nelle sue corde. Inoltre, aggiungeva Tesser, Bastianti potrebbe venire utile anche come interno, perché D'Angelo ha accusato un po' la fatica a Como, ha detto di aver visto i ragazzi, qualche centrocampista un po' stanco stamattina. Tesser, insomma, potrebbe essere un'ipotesi, no? Il problema, Maria, è che non ha alternative in panchina. Infatti è quello il problema. Quello è la panchina troppo corta, quindi non è che ci siano tutte queste soluzioni. Io credo che comunque giocherà Bastien domani. E questo significa sia, come giustamente dice Mariano, che c'è bisogno di più copertura, perché Lentella ha degli attaccanti certamente di valore ed anche veloci, quindi sarà anche importante non scoprirsi. Certo. Ma poi, insomma, si aprirebbe anche il caso Insigne in quel caso, perché lo dicevamo prima, Tessera l'ha difeso a spada tratta, ha chiesto ai giornalisti di difenderlo, di non accusarlo. Poi però se sta in panchina due partite di fila, qualcosa, forse c'è. Insomma, chi lo criticava un po' di ragione ce l'aveva. È ovvio che insomma ci sarebbe. È stato bravo a recuperare i Triaschi, Tessera, Gigi. Quindi. Ma nell'ultima partita con Lanciano non aveva fatto male, ha fatto un'ottima partita, tranne l'episodio del rigore ha fatto una buonissima partita nei Traschi. Sì. Non lo so, Tesser dice che evidentemente aspetta l'ultimo allenamento che sarà stato quello di stamattina, solamente lui ha il termometro. No, ne fa un altro domani, sì. Quindi secondo me aspetta domani per sciogliere un po' i dubbi, normale che... Se non ce la fa D'Angelo, quello che fa riposare e fa giocare Bastien, comunque sei più sbilanciato, perché poi tocca Insigne fare la mezzala, Bastien al centrocampo. Non lo so, bisogna vedere un po' fisicamente come stanno. Vede, sì, io credo che il centrocampo, anche sia stanco, però stia reggendo, quindi... Non lo cambieresti. Meno che non lo vede proprio stanco. Però voglio dire, perlomeno un'oretta credo che la può tenere bene, poi in partita in corso si può cambiare tante cose. Francesco e Alessandro tornano tra i convocati, Zito, che però insomma mi sembra, Maria diceva Tesser che doveva ancora capire come sì, stava. Sì, dice che deciderà domani. Esatto, quindi bisognerà capire se eventualmente lo manda in panchino o in tribuna. Torna Rea, e Ligi già l'abbiamo visto per quel poco, quando lo vediamo io ho sempre i brividi quando entra Ligi in campo. Non sono l'unica, anche tu, quindi che armi no, in più sicuramente, scelte sì, in più. Sì, diciamo che non schiererei né Ligi né Rea per motivi diversi, ecco, Ligi non, perché non mi dà affinamento, e Rea perché da tanto tempo fermo, c'ha la sua età, quindi per tornare a pieno regime c'ha bisogno di un po' più di tempo, ma penso che Tesser sia perfettamente consapevole di questo, e quindi preferisce insistere su Gidai, sì, che probabilmente è meglio giochi in quella posizione, perché pure lui è un po' stanchino, e quindi farlo giocare al centrocampo significa farlo correre un po' di più e potrebbe risentirne la prestazione, anche perché poi lui è grosso. Infatti io non mi sono mai spiegato perché lui avesse giocato così poche partite in Serie B, perché io lo vidi una volta in un Lanciano Juve Stabia, mi fece una grossissima impressione. Io non sono sorpreso dalle prestazioni di Gidai. Sono sorpreso dal fatto che giocasse solo 20 partite a campionato in Serie B. Che giocasse poco. Quindi. Probabilmente era una questione di condizione fisico-atletica, perché onestamente Gidai è stata una svolta. Perché ad Avellino è arrivato con questa grande voce, stava in spiaggia a Ravenna, sì, a Marina di Ravenna, l'ha chiamato Enzo De Vito, ha detto questa e quando mi ricapita. È possibile che le motivazioni possibile che le motivazioni abbiano fatto la differenza, però il giocatore, io lo vidi una volta, mi fece una grossissima impressione. Alessandro, Gidai in questa posizione non lo tocchiamo? Sì, in difesa gioca molto meglio rispetto al centrocampo, anche perché Rea ha avuto l'infortunio e quindi meglio Gidai che Rea. Gidai è più difensivo che offensivo, quindi ha anche un ottimo fisico per proteggere il pallone. Bastien e Insigne, chi facciamo giocare domani? Per me Bastien, perché molto veloce, perché anche per me Insigne, il trequartista non è il suo ruolo, per me il ruolo di Insigne è l'ala,
e quindi l'Avellino non gioca molto sulle fasce. E quindi per me è meglio Bastien, che può essere sia difensivo ma nei contropiedi anche offensivo. Mariano, qua si apre una discussione, perché su Insigne è stata fatta la domanda anche prima della trasferta di Como a Tessel. Non è che ha capito troppo quello che volevo dire su Insigne. Tu mi stai lanciando l'assist e io ti faccio gol. C'era sto parlando Maria, con Mariano. Nemmeno con però l'antefatto non lo conosceva. Che bisognava comunque fare i complimenti a Insigne, perché comunque stava dimostrando grande sacrificio e grande impegno in una posizione che non è la sua. Come dice Alessandro, può essere sicuramente un esterno in un 4-3-3, può essere una seconda punta in un 4-4-2, in un 4-3-1-2, ha giocato da seconda punta l'anno scorso, quindi io non mi sono inventata niente. Tessera, che non ha capito che volevo dire, ha detto che io sono stata polemichetta e ha detto che, no, che stavo facendo della polemicuccia e che mi sono ricordata alla 19ª giornata di fasta osservazione questa domanda, pranzo, perché non l'ho detto alla prima, alla seconda, alla terza. Io non volevo né offendere Tesser, che anzi sta facendo quello che può. Gli hanno detto ti prendiamo Insigne ma lo devi fare giocare da trequartista, e lo sta facendo giocare da trequartista, né Insigne che si sta impegnando, e passo sempre inevitabilmente per la cattiva Gigi Molino, quando veramente nelle mie intenzioni non c'era nessuna voglia di fare polemica, ma non sono stata capita, come spesso capita. O forse la mala fede stavolta non ce l'avevo io. Dobbiamo andare in pubblicità, ci vediamo tra poco e parliamo anche un Maria, po' di Maria, ti avevo fatto una domanda, ha risposto lei, vabbè. Ci vediamo tra poco, ti faccio parlare tra poco.